Oggi prepareremo insieme dei muffin con la panna acida e wafer, lo hacker. Io in questo caso utilizzo questa barretta qui. Poi voi potete utilizzare quella che più vi piace. Quindi partiamo. Gli ingredienti sono 150 g di zucchero, 2 uova, 200 g di panna acida, 150 di burro, 250 g di farina, 2 cucchiaini di lievito, la scorza di un limone o dell'arancia, sale quanto basta e logicamente i nostri wafer. Quindi procediamo subito. I nostri 150 g di burro a sciogliere. Questo è il nostro burro sciolto. Ora nel frattempo si raffreddano e andremo a mescolare le uova con lo zucchero. Quindi procediamo. Cosa aggiungiamo le nostre uova? Aggiungiamo lo zucchero e ne sono 150 grammi. Utilizzo con una frusta a mano e mescoliamo le nostre uova con il burro e con lo zucchero, scusate. Pesiamo i 200 grammi di panna, che io questa qua è la panna acida che ho fatto io in casa. Vi metto il link comunque del video nel box informazioni, ok? Però giusto 200 grammi, quindi li trasferiamo. Aggiungiamo il sale, un pizzico, mescoliamo. Questo è il limone e andremo a grattugiare la scorza. Sale 250 grammi di farina. Posso anche toglierlo dalla bilancia. I 2 cucchiaini di lievito. E 1, 2. Andremo a setacciarla. Quindi prendo il mio setaccio e la grigliamo. Come ben setata, devo cambiare attrezzo. Mi appoggio un attimo qua e prendo una spatola. E quindi andiamo a mescolare con una spatola. Adesso apriamo con la nostra barretta. Intero, ma se voi volete lo potete pure mettere metà come più vi piace, lo spingiamo in fondo e adesso lo finiamo di coprire. adesso sono i muffin che comunque ho ottenuto, ne sono venuti a 7 e ora ne accendiamo il forno a 170 gradi e poi andremo a infornare per 25 minuti. Questi sono i muffin dopo 25 minuti di forno, spero la ricetta vi sia piaciuta, fatemela sapere con un commento o con un like. Per non perdere gli altri video iscrivetevi al canale e visitate anche la pagina Facebook. A prossimo video!